Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio farvi vedere un metodo che utilizzo per andare a ritrovare una carta scelta liberamente. Cominciamo con mescolare il mazzo in questo modo e poi tagliamolo e andiamo a selezionare una carta qualsiasi, supponiamo questa carta, lasciamola qua. Dopodiché vado a fare 4 mazzetti e metto un po' di carte a faccia in basso, un po' di carte a faccia in alto, un po' di carte a faccia in basso e un po' di carte a faccia in alto. A questo punto vado ad intersecare le carte in questo modo, in modo che rimangano un po' di carte a faccia in alto e un po' di carte a faccia in basso. E proseguo così con le restanti carte, quindi andiamo ad intersecare con queste carte e con queste ultime. Perfetto. Ora, il metodo che utilizzo mi permette di avere un certo controllo sul caos, ma non solo, è allo stesso tempo un metodo di eliminazione. Adesso vi spiego perché. Se stendiamo le carte a nastro, in questo modo, potete notare che sono rimaste voltate tutte le carte di fiori. Infatti abbiamo l'asso, il 2, il 3, il 4, il 6, e qui tra il 4 e il 6 manca proprio il 5. Poi abbiamo il 7, l'8, il 9, il 10, il jack, la donna ed il re. Bene, questo mi fa desumere che la carta che è stata liberamente casualmente scelta è proprio il 5 di fiori. Eccolo qui. Bene, spero che l'effetto vi sia piaciuto. Se così fosse, vi chiedo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. Grazie, ciao ragazzi, alla prossima!